E digli a chi mi chiama rinnegato che a tutte le ricchezze, all'argento e all'oro, Sinan ha concesso di luccicare al sole, bestemmiando Maometto al posto del Signore. È il 1944 quando De André trova nella biblioteca del padre un libro dal titolo Mediterraneo, che gli apre le porte sull'incredibile viaggio di Scipione Cicala, un marinaio genovese catturato dai musulmani. Facciamo un passo indietro e troviamo Mario Pagani di rientro da un viaggio di esplorazione nel Mediterraneo che consegna a Fabrizio la storia del rapimento di Miguel de Cervantes, rimasto per 10 anni in galera ad Algeri e liberato poi per intercessione del re di Spagna. Il quarto brano di Creusa de Mar è un anello di congiunzione tra questi due eventi storici. Nel 1560 Scipione e suo padre, il visconte Cicala, vengono rapiti e portati prima a Tripoli e poi a Istanbul. Il visconte riesce a pagare il riscatto e viene liberato, ma lo stesso destino non viene riservato al figlio, il quale si trova così di fronte al bivio che gli mostra la morte da un lato e la possibilità di rinunciare al cristianesimo per convertirsi all'Islam dall'altro. Abbracciando la filosofia di chi non si oppone alla corrente, il Cicala decide di rinnegare la sua religione. Quello che emerge è uno dei temi importanti più volte fatti trapelare dal cantautore genovese, quello dell'indulgenza. La scelta dell'uomo è certamente legata all'opportunismo, ma più per istinto di sopravvivenza che per reale volontà di assurgere alla figura di arrampicatore sociale o di rinnegato, renegeux, se si guarda alla vicenda dal punto di vista dei cristiani. Nel frattempo Scipione fa carriera, divenne Silatar, ossia guardia del corpo personale del sultano Solimano il Magnifico, poi Aga, ossia comandante in capo del corpo stesso dei Giannizzeri, per poi diventare Beyler Bey, ossia governatore generale della città di Van, e infine Vizir della fortezza armena di Erevan. Si distinse inoltre per una serie di scorribande piratesche nel sud Italia, salvando inoltre la vita a un bey, cioè un nobile ottomano. Ottenne così il titolo di Sinan Kapudan Pasha, ovvero il genovese grande ammiraglio della flotta ottomana. Sina, infatti, è etimologicamente legato a Zena, Genova, come la chiamano i suoi abitanti. C'è un quartiere a Istanbul che porta il suo nome, Kagaloglu, poiché suffisso oglu significa figlio di, ovvero sia il figlio di Cicala, Ciga. In mezzo al mare c'è un pesce tondo, che quando vede le brutte va sul fondo. In mezzo al mare c'è un pesce palla, che quando vede le belle viene a galla. Un vecchio ritornello di origine popolare che apre e chiude il brano, emblema della vicenda di Scipione Cicala. A livello strumentale va menzionato, tra gli altri, il synclavier, strumento elettronico nella sezione archi. Come per Zaminà, nella versione dell'album uscito nel 2014 esiste un remix alternativo all'originale, fino ad allora inedito.